In occasione della 101esima edizione del Giro d'Italia, la città di Venaria Reale si è trasformata in un grande set cinematografico per la realizzazione di due spot in rosa, nati con l'obiettivo da un lato di proporre ai ragazzi tirocinanti del servizio civile che compongono il gruppo Factory un'esperienza formativa sul campo con addetti ai lavori, dall'altra di promuovere il territorio di Venaria e il passaggio per la tappa del Giro previsto per venerdì 25 maggio. Immancabile la presenza dell'assessore alla cultura Antonella D'Afflitto. Sì, anche oggi siamo qui in una cornice d'eccezione nella Galleria Grande della Reggia. Ringraziamo il Consorzio delle Regge Reali Sabaudie per averci ospitato insieme alla Freebike, che ha risposto a una manifestazione di interesse che abbiamo fatto per portare avanti un nuovo progetto della Factory Giovani di Venaria Reale, un progetto abbastanza speciale per un'amministrazione pubblica, qual è quella di Venaria Reale. I ragazzi stanno in questi giorni girando le riprese di due spot sul territorio per un'iniziativa che si chiama Aspettando il Giro, che ha l'obiettivo da una parte di fare formazione all'interno della Factory su quella che è l'attività video con un tutor d'eccezione che è una sorta di special guest, il primo dei tanti incontri che ci saranno di esterni, in questo caso con un montatore regista che si è prestato, e mi preme dire gratuitamente, per supportare questo progetto dei ragazzi insieme ai suoi operatori, la fiorita officina di Pino Gadaleta, che hanno dato modo ai ragazzi con grande entusiasmo e passione di lavorare dietro delle macchine da presa di professionisti, di vedere delle dinamiche diverse che sono quelle classiche del cinema e di uno spot pubblicitario. Aspettando il Giro vedrà due spot che vedono tante scene che coinvolgono la comunità, cittadini, scuole e quindi andremo alla scuola della Finnicelli, abbiamo diverse associazioni, ci sono diversi negozi, ognuno farà qualcosa di rosa, di molto speciale. Oggi siamo in Reggia con i soci della Freebike per girare un qualcosa di assolutamente insolito con una bici dell'Eroica e con invece una bici da strada classica che percorrono questo tratto unico che è quello della Galleria di Diana e quindi il nostro grazie va alla Reggia di cui siamo partner per un progetto davvero unico e speriamo che porti poi nei prossimi mesi moltissima gente a Venaria per la tappa del 25 maggio. 4 giorni assieme a dei professionisti per girare uno spot evento che vedrà la città di Venaria sotto i riflettori del Giro d'Italia. Com'è questa esperienza? Descrivicela. Sì, è stata la mia prima esperienza insieme ai miei colleghi di grafica e di videomaker, un'esperienza unica perché abbiamo avuto modo, insieme alla regia di Pino Gadaleta, di seguire la realizzazione di uno spot, il Giro d'Italia che vede protagonista Venaria Reale. Abbiamo imparato davvero molto dalla segreteria di edizione, alle inquadrature, a tutto quello che c'è dietro, anche semplicemente il backstage e l'organizzazione. Di tutto quello che riguarda uno spot, quindi dalla scrittura, quindi il copy delle scene, alle riprese in sé, la supervisione delle location e poi la collaborazione anche con la realtà cittadina, appunto della città di Venaria, che ha coinvolto davvero tutti, commercianti, associazioni locali, che si sono davvero impegnati, si sono fatte in quattro per noi, per accoglierci e per rendere possibile la realizzazione di questo spot. Un bel bagaglio di esperienza che ti porterai avanti per il prossimo lavoro futuro, che sarà? Ancora non ho, diciamo, idea, però sicuramente questa è una esperienza che mi ha arricchito da sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda la comunicazione, che è stata, diciamo, il mio ruolo all'interno della Factory Venaria Giovani, sia per quanto riguarda poi anche altri aspetti, banalmente l'aspetto, diciamo, di videomaking, che non appartiene al mio background formativo, però ho avuto modo di imparare davvero tanto, così come per la grafica. Che ruolo occupi in Factory?
Io sono un tutor della Factory, la Factory di Venaria Reale è un'esperienza nuova e molto interessante, quella portata avanti dal Comune per aiutare e per valorizzare i giovani che spesso vengono bistrattati. Noi abbiamo invece avuto l'esempio di un gruppo di 3 ragazzi, un addetto alla grafica, un addetto a un videomaker e un addetto alla comunicazione, che si sono dimostrati molto interessati al lavoro che si andava a svolgere, molto curiosi, vogliosi di imparare, di mettersi a disposizione, di mettersi anche in gioco con professioni nuove che potrebbero anche diventare le loro professioni del futuro. In questo spot le abbiamo visti lavorare assieme a dei professionisti, come se la sono cavata? Sono stati molto attenti, molto partecipativi e anche hanno voluto dare un contributo di idee. Alcune volte erano idee molto giovanili che sono state quindi molto apprezzate e sono diventate poi dei momenti, degli spot, delle scene, degli spot effettivi che andremo ancora a girare, che andremo a completare. Noi li vediamo sempre in giro per la città. Quest'oggi però, per questo spot, l'idea è stata appunto della Factory di portare una bicicletta all'interno della Galleria di Diana. È stata una scommessa quella di portare la bicicletta all'interno della Galleria di Diana, che è un po' il simbolo di Venaria Reale con la Reggia, ma Venaria Reale chiaramente non è soltanto la Reggia. Dalla loro idea di portare il ciclista, quindi portare, chi l'avrebbe mai pensato, una bicicletta all'interno della Galleria di Diana per girare uno spot, lo hanno proposto, l'idea è stata vagliata e abbiamo visto appunto oggi che abbiamo girato e sarà una delle fasi più importanti proprio degli spot. Prima scommessa vinta. Una scommessa assolutamente vinta e il merito è dei ragazzi. Mi chiamo Pino Gadaleta, sono un montatore tecnicamente in realtà, però dopo tanti anni di montaggio uno impara anche a fare un po' di regia, insomma. Poi ho vissuto un mondo professionale torinese, milanese, pubblicitario. È capitata questa occasione, conoscendo l'assessore, mi ha chiesto una mano, se potevo dare una mano ai ragazzi della Factory. E devo dire che è stata un'ottima esperienza, perché tanta buona volontà, i mezzi sono quelli che sono purtroppo, perché a livello professionale la cosa più costosa sono proprio i mezzi tecnici, però visto che sopperiscono bene con quella creatività un po' anche ingenua, nel senso che si sono inventate delle soluzioni semplici ma che hanno portato a un buon risultato. Già questa scena che stiamo facendo qui, una bici in una galleria così bella, chi è che pensava di riuscire un giorno a vedere un ciclista che passava in questa galleria? Quindi è un'idea loro questa. Io che faccio? Sto solo tentando di mettere in pratica, mettere in un mondo un po' più visivo e basta. E è stata una bellissima esperienza, devo dire. Tra l'altro stai dirigendo anche dei non attori. Sì, ma qui il vantaggio è che lavorare col territorio, cosa che io non avevo mai fatto, perché un conto era che fare un attore, una comparsa che fa quello che tu gli dici. E qui stiamo lavorando con gente, sono tutti amici, che fanno un lavoro, si ritagliano dei pezzi di tempo e ho trovato una disponibilità che forse nemmeno nel professionismo vero esiste. Diciamo che questa è stata la cosa un po' che mi ha colpito, un paese, dico, non una città, un paese come Venaria che ha un sacco di disponibilità comunque a farsi vedere, che è una cosa bella, perché comunque siamo stati in una pasticceria, disponibilissimi, ci sono da mangiare, ma proprio aperti a tutto, da fioraio bellissimo. La galleria è una roba, ciclisti assolutamente sono, per dire, ho trovato un mondo professionale amatoriale, non so come si possa chiamare, degli amatori che hanno la passione di farlo, che secondo me è la cosa vitale oggi. Prossimo spot? In questo momento qua, devo dire la verità, non ho niente perché mi sono buttato su questa esperienza qui, che ce n'è ancora, perché adesso noi stiamo facendo questo, poi c'è da scegliere le scene, montarlo, che è la parte più, secondo me, un po' più artistica, perché poi un conto è vederle singolarmente, un conto è vederle tutte insieme. E poi vediamo, il nostro mondo è fatto di, come dire, di momenti in cui c'è tanto lavoro, momenti che non c'è niente. Speriamo che arrivino altre cose. Bruno Corbo è all'attivo parecchi chilometri su queste gambe, ma è la prima volta che praticamente pedali in questa magnificenza sabauda, la Galleria di Diana. Com'è questa esperienza? Devo ringraziare innanzitutto l'amministrazione comunale che mi ha dato l'opportunità di fare questo spettacolo di evento, e ringrazio tutti i soci anche della Free Bike, ragazzi, l'adrenalina era a 1000 anche andando piano e non facendo chilometri come di solito li facciamo. Veramente una bella esperienza, ringrazio tutti quanti e un abbraccio a tutti, che sia un bel evento per tutta la città di Venaria Reale. Abbiamo potuto vedere che non è facile comunque pedalare su questo pavimento scivoloso.
Sì, è molto difficile, nel senso che comunque è difficile sia ondeggiare che prendere velocità e riuscire anche a fermarsi a tempo, anzi grazie per la fiducia che mi hanno dato tutti quanti gli operatori messi proprio in linea dritta proprio per fare la ripresa al meglio, e uno staff veramente, come si dice, è valido. Siamo con il presidente della Freebike, Pino Miglieri. Com'è stato pedalare nella Galleria Italiana? Una cosa veramente emozionante, non pensavo che trovandomi lì in mezzo a questi marmi mi salisse così tanto l'emozione. Comunque bellissimo, spero che poi alla fine ci sia questo bello spot per il Giro d'Italia. Siamo contenti di aver partecipato come Freebike.